2, 1, DON! E poi una particolarità è che tutti quanti hanno la tosse in questo posto. Perché? Perché hanno molto catar. Scusate. Salutiamo ancora una volta lo sceicco. Ciao sceicco. Buongiorno amici, come state? Oggi andiamo a scoprire una città molto particolare. Dove sono? A Doha. In questo momento sto partendo dall'aeroporto di Venezia. La temperatura decisamente freddina, un po' umidina. Non vedo l'ora di arrivare. Ok, allora il primo consiglio se volete visitare Doha è utilizzare Uber, perché alla fine è più economico rispetto ai taxi e sono super capillari e funziona veramente benissimo. In più ovviamente qua parlano praticamente tutti inglese, quindi è veramente facile capirsi. Guardate fuori, ovviamente deserto e un po' di sabbia. A me ci sono già i primi simboli della città, ovvero dei palazzi veramente assurdi, altissimi e bellissimi, che la sera diventano scintillanti, e allo stesso tempo tutta questa serie di imbarcazioni che ricordano un po' le origini di questo posto, perché dovete sapere che Doha in realtà è nata come una città dove venivano a cercare le perle, quindi era una delle ricchezze di questa regione. Invece poi cosa è successo? Hanno scoperto il petrolio, il gas naturale e, come dire, si sono un pochino orientati verso quella direzione. Certo, quello che potrete vedere, che vi farà un po' strano come a me in questo momento, è il contrasto, no? Tra questi palazzi scintillanti che svettano veramente modernissimi e queste imbarcazioni di legno ancora, insomma, scricchiolanti, che ricordano un po' il passato di questo posto, perché su queste imbarcazioni un tempo partivano, salpavano ed andavano a cercare le perle. Adesso insomma sono per lo più un'attrazione turistica, però potrete salirci sopra e poi farvi dei bellissimi tour guidati vedendo la baia dell'angolazione totalmente differente. Guardate chi c'è qua davanti! Il monumento che rappresenta la storia del Qatar, come vi raccontavo, una enorme ostrica che ci fa vedere una super perla. Vi piace il mio nuovo cappello? Sono davanti al Museo di Arte Islamica, questa costruzione qui dietro, che è praticamente qualcosa di enorme. Il mio consiglio è di venire all'interno di questo museo, anche se non avete il tempo di fare tutta la visita completa, perché comunque c'è questa bellissima terrazza panoramica all'interno che potete raggiungere tranquillamente, totalmente in modo gratuito. E guardate un po' cosa si vede di là, tutta la città, tutto lo skyline di Doha, è veramente bellissimo. Sono veramente impressionato da questo edificio. Allora, questo museo dell'arte islamica mi sta veramente stupendo. Prima cosa per la spesa, perché è totalmente gratuito, e la seconda è la struttura. La struttura che di per sé è veramente, non so, assurda, è di più piani e vi dà un po' anche un senso di vertigine, perché è veramente altissimo e in più si affaccia sul mare con la vista da tutta l'altra parte di tutto lo skyline di Doha. È veramente bellissimo anche solamente, diciamo, dal punto di vista architettonico.
e poi al suo interno contiene ovviamente tantissimi oggetti di tantissime epoche differenti, e dai turchi agli ottomani, piuttosto che dall'Iran, dall'Egitto, dalla Persia, ci sono veramente dei reperti che arrivano dai paesi più disparati, tutta quanta diciamo della zona del Medio Oriente. Territorio in realtà non esisteva, perché qui c'era solamente il mare. Poi hanno deciso di interrare tutta quest'area per creare questa sorta di enorme mezzaluna, dalla quale insomma è un po' più piacevole, si può passeggiare, c'è questa passeggiata lunghissima, ci sono gli attrezzi per fare sport e tantissime palme senza fine che vi accompagneranno per tutto questo bellissimo itinerario. Ma per capire meglio questo posto, mi affiderò a una persona che abita qui. Finalmente vi presento il nostro nuovo amico, ed eccolo qua, è Mohammed. Hi. E non parla italiano, but we can speak in English. A questo punto ti faccio già un paio di domande. Qual è la cosa più bella, secondo te, del Qatar e di Doha? A lot of things. Actually, here you can find like safety. Ah, ok. Allora, la cosa che ha detto che è molto interessante è la sicurezza. Dice che si può vivere come in Europa, in totale, anzi forse di più secondo me, in totale sicurezza, si può fare quello che si vuole senza problemi, e c'è un livello di anche di onestà. La gente è molto onesta e non cerca di fregarti. È una cosa molto bella. Continuiamo a parlare e scopro che il Qatar è il paese con il PIL pro capite più alto al mondo. Come Mohammed, la maggior parte delle persone arriva da altri paesi. E quando arrivate, sarà impossibile non notare il volto dell'emiro che campeggia un po' ovunque. Dai palazzi alle case, dalle automobili, addirittura alle magliette. Mohammed mi spiega che è molto amato dai suoi cittadini per le sue politiche di investimento e anche i suoi grandi progetti. L'emiro ha una visione, ovvero vuole che entro il 2030 creare qui uno dei luoghi più belli in cui vivere, motivo per cui stanno costruendo dappertutto, stanno costruendo tantissimi nuovi edifici, stanno creando tantissimi parchi, stanno liberalizzando per facilitare l'accesso di più possibile a investimenti piuttosto che aziende per arrivare qua a investire e a creare veramente un luogo che sia assolutamente unico. Ha ancora 12 anni per riuscire a farlo, vedremo se riuscirà. Tornerò qui nel 2030 a questo punto a controllare. Sicuramente i soldi per farlo non mancano. Allora, questo immagino che sia del costoletto d'agnello. Queste sono delle specie di fagioli e questo ha... questo è difficile. This is very difficult. Okra. 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 My English. I will check after in English. Okay, rice, this is easy. And what is that? This is like meat or sauce tomato. This is the okra. Ah, okay. Una delle attrazioni principali di Doha è il souk Waqif. E mi trovo in questo momento al suo interno. Praticamente un tempo era un mercato dove arrivavano i beduini a commerciare, quindi a scambiare le proprie merci e recuperare quello di cui avevano bisogno. Poi ha avuto una sorta di periodo di declino, di abbandono, e poi è stato infine ristrutturato ed è diventato un vero e proprio polo tra il turistico, ma in realtà anche abbastanza affascinante, perché ci sono degli edifici che sono ancora originali, altri invece più ristrutturati, ma insomma si respira veramente la sensazione di un vero souk arabo. A questo punto direi che cerco un po' la frutta, così mi faccio un souk di frutta. Una nota di servizio: fanno una pausa pranzo tra mezzogiorno e le 4, quindi mi raccomando, non arrivate in questo orario, perché altrimenti lo troverete tutto chiuso praticamente. Quindi arrivate o prima di mezzogiorno o dopo le 4. Un'altra cosa sicuramente particolarissima che non vi potete perdere quando arriverete a Doha è il Falcon Souk, ovvero un souk che è specializzato nella vendita di falchi.
perché quella dei falchi è una tradizione vecchia di centinaia di anni, portata dai beduini. I beduini infatti amavano cacciare, prima catturando i falchi e poi addestrandoli per andare a cacciare le prede. Quindi è rimasta ancora ad oggi, infatti qui in centro, dietro al souk principale, c'è anche questo souk dove troverete non solo falchi in esposizione pronti per essere venduti, ma anche tutti gli accessori, quindi dei caschetti, gli elmetti, tutte le cose che servono per tenere bene il vostro falco. Troverete anche famiglie con magari i nonni o gli zii che sono pronti a comprare il primo falco ai loro nipoti, quindi volendo trasmettere le loro tradizioni e l'arte di utilizzare questi falchi nella vita quotidiana. Tipo, guardate anche qua dentro questo edificio di fianco, dentro ci sono tutti i falchi pronti per essere venduti. Pazzesco, non avevo mai visto in vita mia la vendita dei falchi, e così tanti tutti nello stesso posto. E se avete due soldi da spendere e volete un po' di gioielli, ovviamente dovete andare qui, al Gold Souk. Ah, la cosa positiva è che c'è un po' di refrigerio qui dentro, quindi si fa troppo caldo fuori, venite qui che è una sorta di oasi. Beh, e a questo punto, visto che siamo in zona Grand Mosque, che praticamente qui alle mie spalle vedete il Muezzin, a questo punto direi di andare a visitare. Penso che si possa entrare, proviamoci. C'è addirittura una laguna intera totalmente artificiale dove si affacciano tutti questi edifici bellissimi e poi anche dei mega yacht ovviamente immancabili per salpare verso mari sconosciuti e anzi verso relax sconosciuti. Di sicuro quello che non manca da queste parti sono i soldi. E adesso ragazzi andiamo a casa perché siamo arrivati praticamente in Italia. Tutte le costruzioni e edifici qui ricordano lo stile italiano. E a quanto pare c'è anche una sorta di laguna veneta di Venezia con tanto di gondole. E adesso voglio andare un po' a vederle perché mi ha detto che secondo lui è come stare in Italia e quindi andrò a toccare con mano. Ciao, bye bye. No ragazzi, non sono a Venezia, hanno pure ricreato un'altra Venezia. E un'altra particolarità è che sopra di me c'è questo super cupolone enorme e praticamente in ogni punto dove ci si mette sopra e si dice qualcosa si sente risuonare per tutto praticamente il palazzo. Ciao! Ha! Detto tra noi, una Venezia così pulita non l'avevo proprio mai vista. Sono quasi emozionato, sto per vedere arrivare una gondola. E da bravo veneto mi sento quasi a casa, uguale. No, sono allibito, sono veramente allibitissimo. No, vabbè, a parte il fatto che sono totalmente allibito in questo momento perché trovarmi gondolania dentro un centro commerciale con tanto di tronchi, montagne russe, videogiochi, ruote panoramiche, trampolini, veramente la qualunque, tutto qua in questa sorta di ambiente ricreato per in qualche modo ricordare Venezia e le sue meraviglie. Questo è l'Omani Market, è una sorta di mercato all'ingrosso che c'è a una mezz'ora di macchina dal centro di Doha. E è interessante perché si vede un po' veramente di vita vera, di
non solamente cose per turisti, ma dalle piante, cibo, spezie, frutta, verdura, ed è pienissimo di gente nonostante l'ora. Allora, cosa dire su questa Doha? Sicuramente una città che mi ha colpito, mi ha stupito, perché mi aspettavo molto meno di questo. Se da un lato noi da europei, da occidentali, ovviamente siamo abituati ad avere delle città con una storia, con un passato, con un centro, insomma, in queste città quello che, almeno quello che noto io, è la mancanza di un animo, la mancanza di, non lo so, un DNA che mi faccia veramente sentire in una città parte di qualcosa. Ovviamente loro, il percepito è che stiano veramente cercando di costruire, di fare tutto il possibile per stupire, per essere all'avanguardia e per attrarre le persone in questo posto. Ci stanno riuscendo con delle strutture veramente incredibili, con degli investimenti, degli spazi che noi praticamente ci sogniamo. Comunque alla fine, se vi trovate, come nel mio caso, a fare uno scalo qui a Doha, chiaramente i divertimenti e i passatempi ovviamente non mancheranno, quindi da souk alle passeggiate sul lungomare. A questo punto vi ringrazio, se volete fate un bellissimo like al mio video, lasciatemi un commento, condividete come se fosse un vostro video, e a questo punto noi ci vediamo nel prossimo viaggio. Ciao ragazzi!